Rimini Beer Attraction 2017, siamo da John Martin con l'amministratore della filiale italiana Giancarlo Trezzullo. Come stanno andando queste birre belghe a Rimini? Diciamo che c'è un interesse particolare ovviamente sulle birre, diciamo, craft, quindi speciali, e quindi siamo qui presenti in fiera soprattutto con una proposta limitata ovviamente alle nostre tre birrerie craft, che sono le birre Waterloo, Timmermans e Bourgogne de Flandre Bruges. Ecco, quindi siamo soddisfatti, adesso aspettiamo ovviamente queste due giornate importanti, perché ovviamente aspettiamo gli operatori direi del settore, e quindi siamo speranzosi che la cosa possa andare bene. Ecco. John Martin si affida in Italia alla distribuzione in esclusiva con Anesa. Queste birre, c'è una richiesta altissima, parlavamo prima delle fermentazioni spontanee. Una nuova tendenza che ormai è presente da un paio d'anni sul territorio nazionale, soprattutto concentrata nei grandi centri come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Vicenza, e soprattutto oggi c'è molta attenzione a queste tipologie di birre da parte degli specialisti per i locali. Stiamo lavorando bene con tutta la gamma di prodotti, a partire dalla nostra Eau de Gauche classica, arrivare poi anche alla Lambicus, che siamo tra i pochi a produrla, Farò e le Cric molto richieste, nei formati soprattutto da 0375 tappo fungo, e siamo presenti ormai da un paio d'anni sul territorio anche con i bag in box da 5 litri. Spontanee che voi avete sempre avuto e oggi però stanno veramente riscuotendo un grande successo. Sì, come dicevo poc'anzi, queste birre fino a 2 o 3 anni fa onestamente non venivano, ovviamente avevano un grado di accessibilità presso il pubblico molto ridotto. Adesso c'è un entusiasmo ovviamente verso queste tipologie, e noi le riproponiamo ovviamente al pubblico, e sapendo che comunque la nostra birreria, questa è una delle più vecchie birrerie, come dicevo, nata nel 1702, che è la Timmermans, situata a Itterbeek nel Pajottenland, e quindi riproponiamo direi questa gamma, soprattutto la gamma di birre tradition che sono qui esposte su questo tavolo. Ecco. L'importanza del formato, qui abbiamo ad esempio dei formati piccoli, è un segnale che può fare la differenza? Beh, oggi un po' il mercato delle birre speciali ci sta dando dei segnali importanti, con una diminuzione delle formati da 0,75 che vanno in prevalenza sui formati da 0,33. Noi abbiamo deciso di presentare questo nuovo formato 0,375, che è un po' anomalo rispetto alle specialità, ma diciamo che c'è stata molta attenzione alla cura del packaging, presentazione, tappo fungo, anche perché è una birra che comunque può essere degustata da due persone. Il formato anche ha una funzione molto tecnica, anche perché se vedete queste bottiglie hanno un spessore importante, quindi c'è questo tappo sugo chiuso ovviamente con questa capsula, perché il prodotto ovviamente ha una saturazione un po' più alta, quindi il rischio con delle bottiglie classiche 33 con un vetro più sottile rischierebbe ovviamente di scoppiare. Ecco, quindi è importante anche questo aspetto tecnico. Comunque queste bottiglie sono direi sempre state utilizzate in Belgio per questa tipologia di birre, quindi abbiamo ripreso ovviamente questo formato che è tradizionale alla tipologia di prodotto. Ecco. Grazie. Stiamo presentando anche, comunque per qualche gestore locale interessato, le abbiamo anche disponibili in fusti da 15 litri. Grazie, buona fiera.